Il mio progetto Diranno che li uccisi io è fondamentalmente una ricerca all'interno degli archivi della cinematografia italiana, dove sono andato per 2 anni a ricercare sceneggiature che non erano mai state realizzate. Quindi erano state o censurate o respinte dai vari enti, diciamo, di censura, di diciamo, commissioni in qualche modo. E quello che ho voluto fare è stata una rilettura, diciamo, di soggetti che pensavo che erano particolarmente rappresentativi di una sorta di mancanza, diciamo, un'amnesia collettiva che è tipica, diciamo, anche di tutti quanti i contesti, diciamo, nazione. In particolare in Italia sentivo che tematiche legate al colonialismo, al femminismo, al terrorismo italiano non erano mai state propriamente diciamo, ridiscusse. Quindi le sceneggiature, diciamo, che ho scelto e ho deciso attraverso dei frammenti di reinterpretare vanno a ricamare una nuova storia. Diranno che li uccisi io è fondamentalmente un film fiction, la mia prima fiction dove lavoravo con degli attori anche di un certo calibro e dove ho voluto riconsegnare, diciamo, l'idea di come all'interno di questi archivi dimenticati, all'interno di questi archivi dell'amnesia è possibile ricostruire delle storie e attraverso la ricostruzione di quelle storie anche conoscere meglio come siamo arrivati, dove siamo arrivati nel senso di Italia come nazione, come popolazione. È una delle prime opere, diciamo, che io faccio guardando la mia propria identità culturale.